crani allungati, manipolazioni genetiche forzate oppure unioni tra uomini ed alieni. Nell'archeologia proibita, la storia dei crani deformati e resi allungati da sempre è stata un tabù. In tutto il mondo ed in epoche differenti, l'uso di deformare il cranio è stato praticato ed esteso sino ai tempi recenti per simboleggiare lo status di persona importante. Ritroviamo infatti crani deformi nelle Americhe, in Europa, in Estremo Oriente, sino addirittura in Antartide. La versione cosiddetta ufficiale giustifica queste anomalie come del tutto artificiali e non naturali. La pratica era molto ingegnosa, ma particolarmente dolorosa. Si fasciava infatti il cranio dei bambini in modo da ottenerne una pressione sempre costante sulla testa. E man mano che il bambino cresceva, la fasciatura proseguiva con strumenti in legno, in modo da appiattirne contemporaneamente anche il volto. Un'usanza davvero brutale che serviva tuttavia a rendere una persona appartenente ad una classe sociale superiore. In alcuni casi addirittura era imposta direttamente per atto nobiliare. La più antica segnalazione di deformazione del cranio è stata scritta e ci è stata riportata dal filosofo e medico greco Ippocrate nel 400 a.C. e riguarda la civiltà cosiddetta dei macrocefali o civiltà dalle grosse teste, proprio per l'uso di deformare la scatola cranica. Nel vecchio mondo gli unni erano poi particolarmente noti per eseguire simili deformazioni, così come erano le stesse diffuse in tutte le tribù germaniche sottomesse. Resta però un quesito che desta particolari perplessità, e cioè perché moltissime civiltà, lontane anche migliaia di chilometri o lontane millenni le une dalle altre, abbiano sentito la comune esigenza di praticare tali deformazioni. Procediamo con ordine e partiamo dall'inizio. Cerchiamo di capire se dietro questa usanza si nasconda in realtà un motivo di natura divina o religiosa, oppure, come diversi ricercatori sostengono, non ci sia piuttosto un motivo extraterrestre, ovvero extrascientifico. Spostiamoci allora in America, dove i Maya, gli Incas ed alcune tribù dei nativi nordamericani praticavano queste usanze, e delle quali ci sono arrivate sino ai giorni d'oggi delle artistiche rappresentazioni. Due casi sono particolarmente importanti. I crani di riferimento di questi uomini erano completamente diversi dai nostri ed avevano delle caratteristiche biologiche che, se accertate, cambierebbero del tutto la nostra conoscenza rispetto all'Homo sapiens. Ci troviamo esattamente in Perù e, per essere precisi, nella città di Paracas, dove all'interno del museo archeologico più importante del paese sono conservati ed esposti ben 15 teschi con evidenti deformazioni molto singolari. I reperti sono quelli rinvenuti in fosse non lontane dal centro abitato della città. Le tombe contenevano interi nuclei familiari, cui resti mortali sono stati trovati ancora avvolti in strati di stoffe colorate e decorate. Di teschi ne furono rinvenuti complessivamente circa 90, riferibili ad un periodo databile a quasi 3.000 anni fa, e moltissimi di questi, se appurato, appartenevano a donne. Ricercatori moderni hanno condotto analisi chimiche
anche sulle ossa dei crani deformati e hanno constatato un dato importantissimo. Pensate, hanno constatato che rispetto alla media della popolazione, le donne dolicocefaliche avevano una dieta più varia e appartenevano quindi molto probabilmente ad un ceto sociale assai più elevato. I prelievi sono stati documentati con foto e con video e furono eseguiti da due diversi laboratori, quello dell'Università del Canada e quelli dell'Università di Los Angeles, e poi inviati al fondatore del progetto Starchild, un certo Lloyd Pye. I risultati preliminari delle analisi hanno evidenziato che il DNA rinvenuto aveva mutazioni sconosciute a qualsiasi essere umano, primate o animale conosciuto sino a quel momento. Dunque, se i dati analitici fossero confermati, noi ci troveremmo di fronte ad un essere umano appartenente ad una specie diversa dal sapiens e quindi a noi del tutto sconosciuto. Alcuni autori credono invece che questa sia una conseguenza di unioni biologiche tra gli alieni e gli esseri umani e che quindi la forma del cranio, che ricorda molto il volto di un extraterrestre di tipo grigio, sia il frutto di incroci avvenute in epoche assai remote. In fondo sappiamo, grazie al mito della paleoastronautica, che in epoche remote qualcuno dal cielo realmente è entrato in contatto con la nostra specie, anche se non ci sono, comunque, di quell'evento alcune evidenze storiche accertate che testimonino unioni specifiche con la nostra razza. Soltanto studi più approfonditi sul DNA potrebbero aiutarci a capire se quei crani siano stati realmente modificati o se siano stati piuttosto il risultato di manipolazioni genetiche aliene e se ci sia stata sulla Terra davvero una specie metà uomo e metà alieno. Giungiamo al termine di questa prima parte di approfondimento sulla tematica dei crani deformati. Seguite i nostri approfondimenti nelle puntate successive, perché prossimamente conosceremo anche un altro gruppo di uomini che avevano questa specifica caratteristica cranica. Ma mi raccomando, nei tanti messaggi che ci lascerete, indicateci anche il vostro punto di vista e che cosa ne pensate sull'argomento. Appuntamento alla prossima puntata.